Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, spero che mi sentiate, sono qua all'aeroporto di Roma, quindi magari non posso urlare come in genere mi capita in questi casi sui giornali di oggi, domenica 13 ottobre. Partiamo dalla questione fondamentale, secondo tutti quanti i grandi giornali, che non può che essere la questione siriana, in cui, come sapete, Erdogan e la Turchia hanno invaso una zona in cui c'erano sostanzialmente grandi difensori dell'Occidente contro l'ISIS, cioè i curdi. Germania e Francia, fermiamo la vendita delle armi alla Turchia, e Di Maio, giù durissimo, dice: faremo un vertice europeo in cui chiederemo che ci sia un'unità europea nel fermare le vendite delle armi alla Turchia. Oggi è del tutto chiaro che l'Italia gli ha venduto 360 milioni di euro di armi nei giorni scorsi. Di Feo oggi, in maniera magistrale, sulla Repubblica, che cosa dice? Ragazzi, ma di che state parlando? Ah, gli abbiamo già dato 3 miliardi ai turchi, con cui hanno comprato anche dei blindati che servivano, secondo loro, a pattugliare le zone in cui arrivavano i migranti siriani, ma invece stanno utilizzando per, ovviamente, per pagare le loro armi. B, ormai gli abbiamo venduto tutte le armi possibili e immaginabili, cioè hanno l'arsenale pieno e gonfio di armi, quindi di che cavolo stiamo parlando? È una delle classiche cose europee, no? Si fa il vertice, non vendiamo più le armi, e a quel punto non risolviamo assolutamente nulla, posto che sono già pieni di armi. Che cos'altro c'è oggi di interessante? Ovviamente la convention dei grillini a Napoli. Sulla convention dei grillini a Napoli, secondo me, la cosa più importante e più significativa, vi direi di guardare una foto. Basta una foto, poi retroscene dei giornali contano fino a un certo punto, e tutti i giornali, tutto sommato, danno anche l'indicazione di chi c'è in quella foto. È una stanza, un privé, in cui ci sono 3-4 persone, anche 5 persone attovagliate, come si dice, intorno a un tavolo con il vino, con l'olio, con le posate, non so, di Christophe, e lì c'è Di Maio con la sua camicetta bianca, c'è questo imprenditore belga che si chiama Gunther Pauli, chissà che cazzo è, poi c'è Grillo, l'unico che c'ha una camicia colorata, poi c'è Davide Casaleggio con la sua camicetta bianca, la fidanzata di Maio, e il ministro Costa, anche lui con la camicia bianca. Cos'è che rappresenta questa tavola? Rappresenta quello che è diventato, come scrive Del Vigo oggi sul giornale, il Movimento 5 Stelle, un partito come tutti gli altri, la casta che plasticamente la vedete nel privé, con i camerieri che li servono, con i privilegi normali di chi deve raccontare delle cose che non può sentire la pattuglia dei 1.000, 5.000 che erano lì ad ascoltarli a Napoli. È la politica della Prima Repubblica. Quanto passo c'è stato tra quelle foto che vendono i giornali di Gigino che vi serve la pizza e Gigino invece con la fidanzata borghesuccio con la camicia bianca che viene servito a tavola in un privé prima del convention di Napoli? Poi dopo il resto, diciamo, direbbe un grandissimo e noia. Conte che ruba la scena a Di Maio, secondo il Fatto, testa e testa tra i due leader, dice la cronaca del giornale, diciamo, di partito Movimento 5 Stelle, cioè il Fatto. E poi l'altra questione è con questi militanti che rompono le scatole ai grillini ex ministri che non si sono presentati, tipo la Grillo o tipo la Lezzi. Ma come, vi abbiamo fatto fare i ministri, poi non siete più ministri, avete perso la poltrona e non venite più qua? Beh, insomma, quelli che si lamentano dei ministri che non sono arrivati perché non sono stati nominati, bisognerebbe fargli vedere la foto dell'attovagliatura a tavola e dire: questo è il Movimento 5 Stelle, questo è un partito come gli altri in cui si fanno le segrete cose raccontate tra di noi. Sallusti oggi, in un fondo, dice: manca un paese un grande leader. E a proposito di grandi leader, cita sia Craxi sia Berlusconi, e su Craxi io vi segnalo un'altra cosa stupenda, come scriveva Indro Montanelli. Veltroni sente Martelli e fa una di quelle grandi interviste, peraltro interessanti, oggi sul Corriere della Sera, ma io trovo straordinaria la chiusa di un piccolo pezzullo di Indro Montanelli che racconta della morte di Craxi, eccetera, e dice che si è comportato male, secondo Montanelli, nella fase della sua difesa. State attenti a che cosa dice. Nelle ultime 3 righe del pezzo dice: ma in realtà Craxi ha peccato per eccesso di coraggio, non per pavidità. È uno dei casi in cui ho capito che quest'uomo era molto coraggioso, dice Montanelli, ovviamente lo scrive meglio di quanto lo dica io. Beh, dice, è quando l'ho visto in televisione che stava alla camera e cercava un bicchiere per bere dell'acqua, lo cerca 2 volte e per 2 volte il bicchiere glielo passa Andreotti, e il coraggio di Craxi si capisce in quell'occasione, perché per 2 volte Craxi beve. Insomma, una chiusa straordinaria per dire: bere l'acqua che ti porge Andreotti non è una cosa da
da tutti. Insomma, è riuscito in questa piccola frase a raccontare tutto, cosa che noi ovviamente giornalisti pennivendoli, come direbbe qualcuno di voi, non siamo in grado di fare. Un tempo il Sole 24 Ore era il grande giornale del fisco, più che della finanza, aveva il secondo dorso, in cui Tamburini era maestro, ma era il giornale del fisco, ci raccontava cosa succedeva, tutte le manovre del governo. Oggi devo leggere il Messaggero per capire cosa succede, che è il più completo sulla manovra che stanno formando. Oggi ci sarà il vertice politico. Sul Sole 24 Ore di oggi, ovviamente, il fondo non lo fanno sul fisco, di cui non ci raccontano poco e nulla rispetto al passato, ma lo danno al Max Weber della Luis, Fabbrini, quello che ha cacciato Gervasoni per i tweet che lui considerava fuori luogo. E allora capisci perché il Sole 24 Ore è un giornale scriteriato, perché se tu affidi a Fabbrini, che ci fa una specie di pippa, toc toc, pippa, sui parlamenti e sul loro ruolo, perché in Europa il Parlamento bocciano i commissari della von der Leyen e in Italia vengono tagliati i parlamentari, una specie di connessione che nessuno capisce se non i suoi studenti, che saranno obbligati a leggere e dire bravo professore, un po' come quando faceva l'amore Julio Iglesias, che tutti applaudivano. La stessa cosa immagino avvenga con Fabbrini. Beh, insomma, tu capisci che sulla manovra devi informarti da altri giornali, gli statali, che avrebbero, secondo il Messaggero, ho portato a casa 1 miliardo di euro in più da questa manovra, che quindi arriverà a 30 miliardi, e la rimodulazione dell'IVA, che potrebbe arrivare sempre per il Messaggero e che non è più esclusa, e che addirittura potrebbe arrivare sui taxi, che oggi non pagano IVA e ovviamente la pagheremmo noi, e che potrebbe essere introdotti per loro l'IVA. Sul cuneo fiscale pure ci sono un sacco di informazioni molto provvisorie, su chi lo alzi, chi lo abbassi, se arriva tutto giugno, eccetera. E c'è una bella intervista di Nanni Cini, l'uomo dei conti di Renzi, che dice: questo è un governo donabondo, non tanto perché non riesce a recuperare le cose del papete, ma perché non fa assolutamente nulla. Nanni Cini da leggere oggi. Riguardo poi alle altre cose di Craxi, poi c'è un'intervista al ministro degli interni Lamorgese, che sarebbe un'intervista della Salzanini, interessantissima, cosa succede in Europa e compagnia cantante. L'intervista è fatta da Salzanini, sono chiaramente le domande fatte prima e lei risponde appena, cioè manco si sono sentiti, ed è un'intervista totalmente inutile, non perdete tempo. La Lamorgese non dice nulla, basta vedere le risposte che dà su Malta, in cui si dice bisogna, aspetti, ve la leggo perché l'ho segnato. In Europa è cambiato qualcosa, chiede la Sarzanini, ovviamente, come tutti noi ci chiederemmo, e lei risponde: ho registrato un rinnovato clima di solidarietà. Ma che vuol dire? Ma parla italiano? Lasciamo perdere. Boschi, sindaco di Roma, questa è la genialata che avrebbe in testa Renzi, lo scrive Telese sulla Verità, io non ci posso credere, devo dire. La prescrizione breve, quella minchiata che Grillini, complici quelli della Lega, partirà dal 1 gennaio del 2020, secondo Verini, vicepresidente CSM, uomo del PD, Ermini, non è cosa buona e giusta. Ma ovviamente lo dico solo a titolo personale, per carità, non è che si deve assolutamente implicare nessuno nelle sue idee. Ultima cosa riguarda Notre Dame, anche loro hanno una burocrazia di merda, sono 6 mesi e non hanno ancora fatto nulla. Domani sera, Claudio, giusto, ci vediamo per Quarta Repubblica, ci sarà molto probabilmente Salvini, e il 24 ottobre, ve lo ricordo a tutti, tanti che mi ascoltano ora su Facebook e su Instagram, il 24 ottobre esce il mio libro, si chiama Le tasse invisibili, chi non lo compra è... non mangio la zuppa. Ciao.